Salve care amiche ed amici, a caldo così dopo pranzo, oggi mercoledì 15 giugno, mi metto a fare questo video. E di che tratterò? Ebbene, care amiche ed amici, di un tema che bisogna affrontare di nuovo. Per l'indecisione del voto delle ultime elezioni amministrative di domenica 8 giugno 2016. Quindi al 3, 2, 1, ciak! Tema del giorno. Ciak! Il tema del giorno è il turno di ballottaggio di domenica 19 giugno 2016. Io già ho accennato nel video che ho fatto per il referendum abrogativo sulle trivellazioni, dove con certa preveggenza dicevo che il grande vincitore non sarebbe stato né il sì né il no, ma l'astensionismo, e infatti non si raggiunse il quorum. E io mi immagino che quei poveri disgraziati di Genova, che non hanno fatto raggiungere il quorum perché sono andati al mare, e poi la notte dello stesso referendum hanno avuto lo sversamento di greggio, e tutti a lamentarsi perché non gli stavano bene più le trivellazioni, mentre la mattina del voto le trivellazioni erano utili a dare lavoro. Adesso si sono accorti che il lavoro, le trivellazioni lo danno solamente a quelli che appartengono all'indotto petrolifero. Invece tutti gli altri si vedono danneggiati nel lavoro, per esempio i pescatori di cozze, di mitilli, gli agricoltori, le persone che uscivano dalle loro case dicendo: questi idrocarburi ci intossicano, ci stanno avvelenando. Bene, molti non hanno potuto riaprire i negozi, ritornare alle loro case. Quindi dà lavoro a qualcuno l'indotto petrolifero e lo leva ad altri. Quindi che mi significa questo? Che i problemi sono complessi e dipende dalla prospettiva con la quale si analizzano le conclusioni che si traggono. Perché è vero che le trivellazioni danno lavoro, ma gli sversamenti di petrolio tolgono lavoro. E poi inquinano, quindi gli agricoltori, i pastori, gli apicoltori, i negozianti, tutti hanno dovuto sfollare l'area interessata. Poi il petrolio, il greggio è arrivato a mare, pioveva e cioè ogni goccia di petrolio inquina magari centinaia o migliaia di litri di acqua di mare e di fiume. Quindi certo, si incrementano di decine di posti di lavoro gli impieghi con le estrazioni petrolifere, però è vero che ogni sversamento a mare toglie centinaia o migliaia di posti di lavoro, quindi è molto pericoloso l'estrazione, è molto pericolosa l'estrazione di petrolio. Diciamo che l'ambiente è a rischio, e quando l'ambiente è a rischio e succedono le cose che non devono succedere, sono più a perderci che non a guadagnarci. Pensate voi alla bonifica delle coste, che non si potrà più pescare per mesi o per anni. Quanti hanno perso il posto di lavoro a Genova? Quante flotte di pescatori hanno dovuto licenziare pescatori? Perché non si va più a pesca, non si farà più parranza, perché che peschi? Pesce con petrolio, con catrame, i solventi chimici, tutte le sostanze aromatiche che entrano in contatto con l'acqua, si dissolvono nella terra, nel cibo, gente che morirà di tumore nei prossimi anni. Quindi l'indotto del petrolio non è vero che non dà lavoro, dà lavoro per ripulire agli sversamenti che provoca, però toglie lavoro in tutti gli altri comparti produttivi e industriali. Adesso chi si vuole bagnare più in quelle acque? Ci saranno pezzi di catrame per anni. Vabbè,
Allora, io già nel video che parlavo del referendum sulle trivellazioni prevedevo che purtroppo il grande trionfatore sarebbe stato l'astensionismo, e così è stato. Poi, in un altro video, da Cassandra che sono, ho previsto che il grande trionfatore alle elezioni amministrative di domenica 5 giugno, e non 9 come mi sembra detto prima, di domenica 5 giugno 2016, non sarebbe stato altro che l'astensionismo. Mi sembra di averlo detto in un video. E infatti hanno votato circa il 50% degli aventi diritto, cifre da capogiro in ribasso, perché votano sempre meno persone. Sono due le cose: o è aumentata la natalità in Italia e ci sono molti anziani, per cui la fascia di votanti si è ridotta, o la gente ha perso fiducia nella politica. Però è vero quello che ho detto io, cioè che ci sarebbe stato tanto astensionismo, più del 50%, alcuni dicono. Ci manca solo che non si raggiunga il quorum alle elezioni amministrative, oltre che nei referendum. Quindi, che succederà al turno di ballottaggio di questa domenica 19 giugno 2016? È un enigma. Forse più motivati saranno quelli che andranno a votare il Movimento 5 Stelle. Nelle altre città dove non si presentano i candidati al Movimento 5 Stelle, probabilmente ci sarà astensionismo, perché gli altri partiti hanno deluso molto la gente, e quindi bisogna vedere che faranno negli altri comuni. Li commissarieranno, gli metteranno un commissario, perché se non riescono a raggiungere il quorum con le elezioni amministrative, perché c'è astensionismo, o vincono dei candidati con il 10, il 20%, o si devono rifare le votazioni, oppure commissariano il comune per mancanza di voti. Comunque, ecco, io qui lo ribadisco, per me vincerà ancora l'astensionismo anche alle elezioni amministrative, soprattutto perché ai ballottaggi di solito vanno sempre meno persone che nel primo turno, e quindi è molto probabile che se in un futuro in Italia non si impone l'obbligo di votare, non ci andrà più nessuno a votare. Naturalmente non tutti i mali vengono per cuocere, nel senso che è anche una nota positiva, oltre che dolente, l'astensionismo. Nel senso che Renzi, Matteo Renzi, che nessuno ha votato, il terzo presidente del Consiglio dei ministri, primo ministro che nessuno vota, come succedeva nel terzo mondo, in America del Sud, o come è successo in Europa in tempi passati. Quindi sono dei mini dittatori, perché non contano un cacchio, ma abbiamo avuto tre micro dittatori. Dicevo, il bello è che l'astensionismo magari si ripresenti al referendum per il cambiamento della Costituzione o per fare una nuova Costituzione, perché così come sono passate le trivellazioni per mancanza di quorum, è facile dedurre che il cambio della Costituzione non passi per mancanza di quorum. Quindi, da un certo punto di vista, è bene che gli italiani si astengano. Io credo che le condizioni attuali per il cambio della Costituzione non siano identiche a quelle del dopoguerra, perché nel dopoguerra tutte le forze politiche e tutti i politici collaborarono a creare un progetto unitario di intesa nazionale, e nacque la Costituzione che è durata fino adesso. Poi, come dice Benigni,
se non la rispettano la Costituzione, non è colpa della Costituzione. Invece adesso le parti politiche e i politici stanno in combutta fra di loro per sputtanarsi, e quindi non è un clima di cambiamento costituzionale. Ci sono tante altre cose da fare prima di cambiare la Costituzione. Che poi la Costituzione prevedeva autonomia delle regioni senza arrivare al federalismo, e mai si è applicata l'autonomia delle regioni. E poi circa il fatto che hanno riproposto le due puntate di Benigni sulla Costituzione del 2012, adesso durante la ricorrenza delle celebrazioni della Costituzione, non so, di una festa della Repubblica. Beh, Benigni nel 2012 si manifestava contrario al cambio della Costituzione, e adesso invece si direbbe che l'hanno pagato 200.000 euro per i 20 minuti nei quali si profonde in un monologo, nel quale dice che in fondo la Costituzione si può cambiare perché i padri costituenti della Costituzione lo avevano previsto. Cioè, 4 anni dopo Benigni cambia d'idea, soprattutto perché gli daranno anche i diritti di ritrasmettere il suo show sulla Costituzione, La più bella sei tu, con la sottrazione di qualche parte nelle quali diceva che non si poteva cambiare la Costituzione, e gli pagano 200.000 euro per non so se 6 minuti o 12, nei quali dice che la Costituzione si può e si deve cambiare. In 4 anni, come lui è cambiato da una postura negazionista a una a favore di Matteo Renzi. Si vede che 4 anni fa Matteo Renzi non c'era, non so. E questo ci insegna come i comici possono fare politica. Lui nel 2012 era contro i cambi alla Costituzione, integerrimo difensore della Costituzione. Adesso, per 6 minuti e 200.000 euro e qualche taglio alla sua vecchia attuazione, La più bella sei tu, dice che la Costituzione si può, se possibile, si deve cambiare, sempre che i cambi siano ragionevoli. Poi che cosa voglia intendere per cambi ragionevoli non si sa. Ma d'altra parte, il vecchio caro buon Benigni è stato colui che al palco dell'Unità, della Festa dell'Unità, ha preso in braccio Enrico Berlinguer. Poi si è saputo che per fare la sua attuazione, per dire delle battute, e non so se le avrà dette in tutta Italia o soltanto in quel palco, gli hanno pagato 200 milioni di lire. È stato quello che ha preso anche in braccio Pippo Baudo, l'ha baciato in bocca, ha preso in braccio la Carrà e l'ha toccata nelle sue parti intime, ha preso in braccio un sacco di gente. Sempre nel nome di un umorismo progressista, laico e di sinistra. E io non so se si sia limitato a prendere in braccio i famosi e i politici di sinistra, o abbia anche in questo modo un poco intrattenuto la gente e distratto dai problemi seri, perché comunque c'era da aspettarselo che cambiasse d'idea, così come ha cambiato magari nel corso della sua vita preferenze politiche, che è sempre nella libertà di chiunque farlo. Però voglio dire, ecco, che adesso dal 2014, dal 2012 al 2016 cambi di idea e dica che la Costituzione si può cambiare, nel limite del possibile si deve cambiare, mi sembra che è un giro di proa che veramente ci fa pensare. D'altra parte è stato in proporzione al 1.800.000 euro che per 2 giornate gli hanno dato per il recital sulla più bella sei tu sulla Costituzione, in proporzione gli hanno pagato di più per fare i 6 minuti circa dove dice che si può cambiare la Costituzione, e per tagliare le parti dove si dice che non si può cambiare la Costituzione.
cioè ti hanno pagato più al minuto adesso per fare i 6 minuti 200.000 euro circa o più, dove dice che il cambio attuare il cambio costituzionale è possibile, che non al minuto, quello che gli pagarono al minuto nel 2012 per fare 2 giornate sulla Costituzione. Ma poi ognuno pensi quello che vuole a suo criterio. Io non dico che abbia fatto opera di mercimonio, magari ne è profondamente convinto, e questo sarebbe anche più grave. Tornando a noi, io credo che a Roma vinca la Raggi, perché degli altri partiti non se ne può più, però ci sarà un forte astensionismo. Speriamo che la gente vada a votare, perché in gioco il futuro del paese. E che non ci sia tanto astensionismo, perché sennò si invalidano addirittura le elezioni amministrative, che sarebbe un paradosso, sarebbe la prima volta nella storia d'Italia. Per quanto invece riguarda l'astensionismo, speriamo che si realizzi sul cambio costituzionale, perché non ci doveva essere astensionismo sulle trivellazioni. Poteva anche vincere il no, e allora gli italiani si dovevano accollare le loro responsabilità riguardo lo sversamento di petrolio a Genova. Invece non ha vinto né il sì né il no, e così non è colpevole nessuno di aver fatto delle scelte. Adesso, se invece vince il sì sul cambio della Costituzione, si farà un danno irrimediabile, lo dice pure D'Alema, che qualcuno dice che è a destra con Silvio. Invece, se vince l'astensionismo, rimane tutto come prima, perché non è necessario andare a votare quando ti sta bene la Costituzione. D'altra parte, in questo clima di sconcerto, dove PD e PDL governano insieme, come si può pensare a un cambio della Costituzione? Vabbè, allora qui il vostro Santen Chan, dopo questa breve esternazione dopo pranzo, vi lascia, vi saluta cordialmente, vi ringrazia di seguirlo. A frappè, e fra poco farò un video per ringraziarvi delle 300.000 visioni del canale, appena le raggiungeremo. Tanti saluti, un abbraccio forte e a presto, ciao.